Buongiorno, io mi chiamo Davide e vengo da Vicenza. Vivo da più di 5 anni ad Hangzhou e studio presso un'università locale. Oggi mi trovo proprio ad Hangzhou, vicino al lago occidentale, presso l'Accademia di Wansou. In questa accademia è stata ambientata una delle storie d'amore più famose della letteratura cinese e oggi vi racconterò proprio di questa storia. Il racconto d'amore tra Lian Shanbo e Zhu Yintai è uno dei 4 grandi racconti d'amore popolari cinesi. Il racconto è ambientato durante la dinastia Jin orientale, che controllava l'impero cinese più di 1600 anni fa. Il più antico reperto riguardante la leggenda di Lian Zhu risale alla dinastia Song. Nonostante lo scritto consista solo di poche e semplici frasi, possiamo supporre che la leggenda fosse già tramandata in via orale da diversi secoli e che avesse radici in eventi storici realmente accaduti. La versione moderna del racconto narra la storia di Zhu Yintai, una giovane ragazza, figlia di un ricco nobile di una piccola cittadina non lontana da Hangzhou. Yintai voleva fortemente trasferirsi ad Hangzhou per studiare, ma il padre non acconsentì, in quanto Yintai era una ragazza e le donne in quell'epoca non necessitavano di un alto livello di istruzione. Yintai, caparbia, si travestì da ragazzo e decise di partire alla volta di Hangzhou. Sulla strada per Hangzhou, Yintai conobbe Lian Shanbo e i due diventarono immediatamente inseparabili. Nei successivi 3 anni, Shanbo non seppe mai che Yintai fosse in realtà una ragazza. Il padre ordinò alla figlia di abbandonare gli studi e di tornare immediatamente al paese natale, ma lei, prima di tornare a casa, rivelò la verità a Shanbo e gli raccontò di essere innamorata follemente di lui. Yintai chiese alla moglie del proprio professore di fare da mediatrice per il suo amore verso Shanbo. Però il padre aveva altri piani. Una volta rientrata al paese natale, Yintai fu costretta a sposare il figlio di un prefetto locale. Quando Shanbo si presentò dalla famiglia Zhu per chiedere la mano di Yintai, fu già troppo tardi. Sulla via di casa, Shanbo si ammalò gravemente a causa della disperazione e morì. Quando Yintai scoprì della morte del suo amato, la portantina per il matrimonio era già ad aspettarla all'ingresso di casa e lei fu costretta a sedercisi. Sulla strada per il matrimonio, la ragazza insistette per passare dalla tomba di Shanbo per rendergli omaggio. Improvvisamente cominciò un temporale fortissimo con tuoni e fulmini e la tomba si aprì in due parti. Yintai saltò dentro la tomba e i due innamorati si trasformarono in farfalle danzanti. Per migliaia di anni la leggenda di Lian Zhu viene amata per i suoi continui colpi di scena, i suoi personaggi carismatici e le sue storie d'amore struggenti. Nel corso del tempo, la leggenda è stata poi riadattata sotto forma di opera, canzoni popolari, film e serie TV. Le più importanti forme di opera cinesi, tra le quali l'opera di Pechino, l'opera del Henan e soprattutto l'opera di Yue, hanno riadattato questa leggenda e alcuni tra i più famosi attori di opera cinese hanno interpretato i ruoli di Zhu Yintai e Lian Shanbo. Alla fondazione della Repubblica Cinese, la leggenda era oramai diventata un classico dell'opera di Yue. Nel 1954, durante la conferenza stampa del primo ministro Zhou Enlai a Ginevra, fu trasmesso il primo film a colori nella storia della Cina. Si trattava proprio della leggenda di Lian Zhu sotto forma di opera. Il racconto viene apprezzato e amato dai più importanti scrittori in Cina, in quanto rappresenta la tradizione e la cultura cinesi. Amore, lealtà e ricerca della realizzazione individuale sono tutti temi fondamentali all'interno della storia. Secondo la leggenda di Lian Zhu, la città di Hangzhou era la culla della cultura cinese, luogo di interazione tra i più importanti letterati e artisti cinesi dell'epoca. I due amanti, nel racconto, spesso si ritrovano a studiare nei pressi dell'Accademia Wansong, presso il lago di Hangzhou. L'Accademia Wansong fu fondata durante la dinastia Ming e deve il proprio nome a dei versi del famoso poeta Bai Jui. Bai Jui visse durante la dinastia Tang ed è considerato simbolo della ricchezza culturale di Hangzhou durante quel periodo. Wansong, letteralmente 10.000 pini, compare tra i versi di una delle poesie di Bai Jui. 10.000 pini sulle verdi colline. 10 miglia di sponde illuminate dalla luna. I versi si riferiscono alla bellezza del lago di Hangzhou durante le notti di luna piena. Dato che il racconto di Lian Zhu simbolizza l'amore a prima vista tra due persone, l'Accademia Wansong nel 2005 organizzò un evento al quale tutte le persone alla ricerca del vero amore potevano prendere parte. Da quel momento, ogni sabato mattina, decine di ragazzi e ragazze si recano presso l'Accademia per legare delle targhe rosse con la scritta Destino all'albero dei desideri.
l'autobus 102, diretto all'Accademia, viene chiamato dagli abitanti di Hangzhou l'autobus dell'amore. Non lontano dall'Accademia è situato un ponte, detto Ponte Lungo. La leggenda narra che Liang Shanbo e Zhu Yintai si fossero salutati per l'ultima volta proprio su quel ponte. Molte coppie di sposi decidono di scattare alcune foto sul Ponte Lungo per augurare al loro amore una vita lunga e duratura. Nel corso dei secoli la leggenda si è evoluta e ha preso colori e sfumature sempre più nitide. Il racconto, conosciuto in Cina anche con il nome di Romeo e Giulietta dell'Est, nel 2006 fu inserito nella lista del patrimonio culturale nazionale. Auguro a tutti gli amanti del mondo un amore intenso ed eterno.